Carlo Boccia, siamo nella zona di Via Calastro, a Torre del Greco. È qua che è cominciata la storia di Torre. Allora, ci troviamo a Calastro, è una delle zone più antiche di Torre del Greco. E infatti c'è un detto, un vecchio detto che dicevano i torresi, quando si voleva riguardare qualcosa di molto antico si diceva si ricorda Pietro a Calastro. Cioè, praticamente la leggenda racconta che qui sbarcò San Pietro dal suo viaggio verso Roma e qui disse la prima messa a Pugliano, convertì i primi cristiani e nominò Sant'Aspreno primo protettore di Napoli, del santo dell'Emicrania. Sant'Aspreno e Santa Sorella Candida fondarono a Napoli il primo oratorio e la prima immagine della Madonna, di cui fu detta del Principio. A Torre del Greco la Madonna del Principio è molto sentita, infatti nel 1100 nell'attuale zona dove giù a Sant'Anna era la baia di Calastro, sulla strada consolare romana, si costruirono un'edicola votiva dedicata alla Madonna Santa Maria del Principio. Il nome Principio e Principia è nettamente torrese. Quindi Calastro è in senso dispregiativo perché deriva da cala. Cala in termine greco significa bella sponda e qui avveniva lo scalo delle merci, da cui scala, qui è denominata scala. Siccome questo luogo era molto impervio, aspro, pericoloso, veniva chiamato Calastro in senso dispregiativo. Però c'è anche un senso poetico, si dice anche Calastro, nel senso calasso, da qui si vede calare il sole, il tramonto calastro, in senso poetico. Adesso questa zona la vediamo così, però non è sempre stata così, è vero? È stata un poco ripresa. Allora, questa zona adesso è stata un poco ripresa con la passeggiata, i giochi, ma un tempo era il ritrovo, la zona dei napoletani. I napoletani venivano a villeggiare qua, affittavano le case, e venivano anche a fare gli sposalizi e tagliarini a mare. Per Torre del Greco non era usanza fare un sposalizio con il pranzo, già dai napoletani. Cioè loro vedevano questa zona come un borgo marinaro. Infatti, una volta andavano con mio padre a Napoli e abitavano nei vicoli di Napoli, quando il sole non si vedeva. Per loro vedevano questo luogo da una finestra come non vediamo noi. I napoletani si mettevano il costume nel mese di maggio, se lo toglievano a settembre. Nell'ultima guerra ci fu un fatto di una tragedia. Alcuni militari americani vennero a mangiare tagliarini a mare e dimenticarono le luci della Jeep accese. E un'incursione aerea tedesca bombardò questa zona, di cui perì il proprietario Spavone e la moglie Chiarina, riportate dalle varie ferite.